avevo già accennato nello scorso video, stiamo andando a vedere delle miniere, anche se avevo detto delle grotte domenica scorsa, però in realtà stiamo andando a vedere delle miniere, le miniere del Gaffione, che si trovano a Schilpario. È quasi un'ora e mezza, un'ora e quaranta circa da dove abitiamo noi. Adesso ci manca ancora mezz'ora e stiamo attraversando dei paesi veramente bellissimi. Stupendo. Qua dov'è che siamo? Presolana. Passo della Presolana. Passo della Presolana quasi. Bellissimo, è pieno anche di moto. Ah sì. Bellissimo. Succo di mirtillo. Succo di mirtillo. Passo della Presolana. Ah sì, sì, ci sono su 100.000 adesivi. Ma oh, vabbè. Che adesso scendiamo. Ah, guarda qui, che c'è il parcheggio. Vediamo se è qui. Area parcheggio. Allora, area 3, andiamo solo a vedere fino dove arriva. Andare su un pezzettino? Andiamo a vedere fino in cima, entrata. Veramente dal mare di settimana scorsa alla montagna. Siamo arrivate con la neve, infatti. Dopo andiamo a vedere anche la neve, facciamo anche un po' di foto con i piedi sulla neve. Ma che bel cagionino! Ciao! Ciao bello! Ecco la formica! C'è ancora formica? La formica ruffa! Ah! Ma quante formiche! La formica ruffa non piange! Cioè no, ma guarda, quante formiche veramente! Dai. Che impressione! Questo è un formicaio unico, basta così la montagna! È una bella formighiera, eh? Caspiterina! Prova a sederti sopra? Non avvicinarti troppo, sennò ti riempi di formiche tu! Porti a casa e fai formicare a casa. Ma manca mia canota. Guarda che bello, c'è anche l'area ristoro. Guarda che belli quei vagoni lì! Dai, c'è l'area! Che figata! Spero solo che si possano fare foto e filmati all'interno della miniera. Che tavolini, sono fatti quei carrellini. Bello. C'è la loro birra che viene proprio dalla miniera. Che bello. Crolli la montagna. Ma che crolli la montagna adesso? Noi entreremo con questo trenino qua. No, si sente l'aria gelida, eh. Si è freddissima dentro. Che sono 6 gradi costanti, eh. Mettere su la giacca bella pesante. Ma è bellissimo come posto. Che storia. Guardate qua dietro c'è il trenino. Dopo saliremo qua. Che bello quel posto qui. Staremo dentro circa un'ora e mezza da quello che ho capito, e faremo anche un paio di chilometri a piedi. Io spero solo che posso filmare all'interno, almeno vi faccio vedere qualcosina. Qua ci sono tutte le carrozze. Ci faranno mettere anche l'elmetto, tipo questo qua. Vedete le montagne? Sono ancora belle piene di neve. Sembrano vecchi trenini questi. Piacenza. Mamma mia, pensare anche al lavoro duro che facevano i minatori qui dentro, mamma mia.
Infatti morivano anche giovanissimi, tra l'altro. Che bello. Qua ci sono i binari. Stiamo per salire a bordo del trenino, ci siamo incascati. Siamo troppo carini. Siamo a bordo del trenino. Allora, signori cari, stiamo per partire col treno. Mi raccomando, voi tenete sempre il casco finché non saremo di nuovo fuori dalla luce del sole. Non toglietelo mai. Poi non dovete in treno sporgere braccia, teste, gambe da sotto, eh? E state sempre stupidi. Va bene? Okay. Perfetto. Ci vediamo all'interno. Grazie. Sì, parte. Parte. Lì. Non partire però, non mi schiava tutto. Wow. C'è rumore adesso. Bello bagnato in terra. Yeah. C'è una bella umidità. E a 7 gradi, va bene. Ah, è buonissima. Tutte le baite qua intorno e anche i ristoranti usano, qui vicino alle miniere, usano l'acqua della miniera come acqua potabile. Cavoli quanto! Rischiamo di picchiare la testa e anche i gradini sono piccolissimi. Cavoli, si rischia di scivolare perché sono anche super bagnati. Piano piano. Sì, sì, piano, eh. A suon di dinamite. Come mai hanno pensato di abbandonare un po' di siderite in queste specie di colonne? Perché non hanno tolto anche quella, visto che era così preziosa? Potevano portarsi via anche quella lì. Perché l'hanno lasciata lì invece? Solo qui abbiamo una, due, tre, quattro colonne. Perché stenere? E se no rischiavano che crollava tutto, un vuoto troppo grande. Va bene che la roccia dentro questa montagna è solida, non dà problemi di crollo, però... Punte di varia lunghezza fatte di ferro, da corte a lunghe, lunghe fino a un metro e mezzo, non oltre un metro e mezzo, fino a un metro e mezzo. Davi la martellata con un martello di ferro pesante e cominciavi a aggredire la roccia, perché questa è una roccia dura, che contiene anche il ferro, è vero che è resistente, non mi crolla in testa, il problema era spaccarla. Come faccio a indebolirla? Si erano inventati di farmi dentro dei buchi profondi un metro e mezzo. I buchi indebolivano la parte da demolire e poi col piccone cominciavi a prenderla a picconate e finalmente staccavi questi pezzi. Che lavoraccio. Ora, quanto ci impiegavano a fare un buco con questa tecnica? Colpo di martello e ogni volta gira la punta. Colpo di martello e ogni volta gira la punta, perché se non la giri ti si incastra e da lì non la togli più. Ci impiegavano anche un giorno intero a fare anche solo un buco.
seminatori di varia età, grandi, più o meno adulti. C'era per esempio un ragazzo di 16 anni. Noi oggi a 16 anni tendiamo a considerare un ragazzo di 16 anni quasi ancora un bambino. Allora era già considerato un uomo, già in grado di fare il lavoro del minatore da solo. Tant'è vero che ha la medaglina da minatore esattamente come tutti i suoi colleghi più grandi. Quindi lui era autonomo, era un minatore a tutti gli effetti. La medaglia, che non è un gagliardetto, perché il gagliardetto è una specie di bambino. La medaglia da minatore la davano dai 14 anni in poi. Solo che, se guardiamo per esempio qua nell'angolino, ce n'erano anche di più piccoli dei 14 anni, perché questi qui non gli avevano mica 14 anni. Da queste parti la povertà era tale per cui, e la gente faceva talmente tanti figli nella povertà, che magari di fratelli tu ne avevi 12 o 13. Quindi quando arrivavi a 8-9 anni, da queste parti eri già pronto per andare a guadagnarti da solo il pane che a casa non c'era per tutti e lasciare il posto ai fratellini più piccoli, che erano ancora troppo piccoli per lavorare da qualunque parte. Quindi non è che questi bambini che venivano qui a lavorare avevano fatto qualcosa di male, che venivano mandati in punizione. Venivano perché non c'era altra scelta, non c'era abbastanza pappa a casa per tutti. Solo che prima dei 14 anni tu non risultavi da nessuna parte, perché per legge non avresti potuto essere assunto in miniera. Quindi non risultavi e non ti pagavano i soldi. Approfittavano che eri troppo piccolo per farti lavorare senza pagarti. Però qualcosa in cambio te lo dovevano dare, perché sennò sarebbero scappati via per i boschi, non ti sarebbero più fatti trovare. Come gli avranno dato questi bambini in cambio del loro lavoro in miniera? Se non gli davano soldi, qualcosa di interessante, dovevano però darglielo. Il cibo, bravo. Arrampicarsi in su dentro buchi molto piccoli a portare il minerale non ce l'avrebbero mai fatta. Servivano i bambini proprio per quello, per trasportare il minerale in su. I bambini qua dentro facevano i portini, cioè trasportavano il minerale come i somarelli, 100 volte al giorno, su carico e giù, su carico. Anche voglio una roba di minerale. Che cosa che abbiamo usato su un grande? La ciaspolata, è vero? Serviva sul caschetto? Perché non è che si vede tanto. Io pensavo. Prossima volta. Ah, gocciola anche l'acqua da tutte le parti qua. Te lo senti sul casco? Se no è tutta sporca, dietro gli ho detto anch'io è marrone. Cioè, mi sa che saremo marroni tutti, C'è il cane minatore. Il deposito degli esplosivi. No. Fai te la foto. C'è un cane 1000 anni fa, allora se usiamo questa come buonocello riusciamo a andare giusto senza sporcarci troppo. Vai, avanti sul ponticello e poi giro dentro. Ok. Quindi ci portiamo tutti di qua, i grandoni. Dietro, guarda che abbiamo visto questa prima, si apre così. Baionetta, serbatoio sotto, serbatoio sopra, gancio per appenderla, per lasciare libere le mani del minatore che doveva lavorare, se la appendeva col gancino a tutti i piccoli, tutto quello che trovava, della piccoli aggrappi della roccia, eccetera. Cosa c'è nel serbatoio sopra, che ha un tappo, tappino, e che si può aprire e chiudere, e un rubinetto, anche questo, che si può girare, aprendolo e chiudendolo. Se io apro il rubinetto, qualcosa comincia a gocciolare, se io apro di più, ne viene giù di più. Che cos'è? Facilissimo. Acqua che in miniera trovi dappertutto. Quindi, acqua nel serbatoio sopra, ma sotto c'è qualche cosa che in giro non trovo. Devo andarla, dovevano comprare il carburo che dà nome alla lampada a carburo. Cioè queste specie di sassi chimici puzzolenti che venivano fabbricati da delle industrie apposta, le industrie che facevano il carburo, cuocendo in forni speciali, quindi ad altissima temperatura, qualcosa di molto nero con qualcosa di molto bianco, perché se guardate bene qua si vede ancora un pochino di nero. Che cos'è la cosa più nera che conoscete? Carbone. Carbon coke cotto insieme alla bianchissima calce, quella per fare i muri. Carbone più calce, carbone. Come mai la calce? Perché il carbone è facile da capire, il carbone dà la forza, la luminosità, la fiamma, ma la calce che cosa c'entra? C'entra che a contatto con l'acqua, si sapeva già dalla preistoria,
che se tu bagni con semplice acqua alla calce, resta in breve tempo, reagisce, vedete? E comincia a fumare. Fa anche una gran mazza. Il gas che si sprigiona da questa reazione, che anche, emana anche il calore, si chiama acetilene, e l'acetilene è infiammabile, brucia. Quindi possiamo dargli fuoco, così come il gas degli accendini. Anche per lui. Quindi diamo un po' di acqua, formiamo il gas che serve, e poi se c'è già abbastanza gas abbiamo la nostra fiammella. All'inizio debolina, con pazienza dobbiamo lasciare che la lampada carburi, come dice la parola, cioè trovi l'equilibrio tra tanta acqua che scende e tanto gas che viene bruciato. Possiamo dare un po' più di acqua e alzare pian pianino la nostra fiammella, che man mano diventerà sempre più luminosa finché sarà bianchissima. A questo punto, visto che l'impianto elettrico in miniera non veniva usato neanche nei tempi moderni, per quale motivo? Non mi sembra che l'abbiamo detto. Perché non usavano comodissimo l'impianto elettrico? Perché non montavano le lampade con la corrente? Adesso c'è sul percorso turistico, ma allora, quando si lavorava, niente corrente elettrica, perché la corrente elettrica non va d'accordo con che cosa? Che c'è tanto, ce n'è tanto, con l'acqua e l'umidità. È un continuo bruciare di lampadine. Noi dobbiamo, quante ne sostituite oggi, Max, le lampadine? Due solo oggi, quindi è una scomodità l'impianto elettrico. Alla fine ti dava più noia che altro, tenendo conto che se fossimo minatori ognuno di noi ne avrebbe in mano una, era un oggetto personale. Il tempo che l'occhio si abitui, e vediamo una fiamma che fa parecchio luce, adesso la sto tenendo proprio al minimo, potrei alzarla molto di più. Antivento, non è facile che l'aria della galleria me la spenga. Quante ore di autonomia? Fatta per essere accesa e più spenta? Quante ore di luce mi dava una lampada così, secondo voi? Sparate? Sì, doveva coprire la giornata, quindi stava sulle 6-8 ore di luce continua, senza mai spegnere, ma non era male, eh? Tanto poi alla fine contava vedere di dove andavi, quando ti spostavi, e soprattutto il punto dove stavi lavorando, che era sempre quello, non è che bucavi di qua di là, sempre nello stesso posto. Che bei colori che ha! Wow! Aspetta, ah, sì, è vero, c'è l'acqua, che bello! Bella fredda? Mi dai una mano? Adesso dobbiamo andare di qua. Aiuto! Oh. Ah, piove giù tantissimo qua! Mi è entrata l'acqua nel collo! Oh. Wow! Bella fresca! Così la impastiamo un po'. Che è stato? Cosa usiamo oggi questa roba qua? Trucchi per i trucchi? Per i trucchi? È il famoso glitter che si usa per i trucchi belli, smalti, ombretti che noi femmine decidiamo. Ora, quando asciuga poi non macchia, non sporca. Sembra chissà che cosa, ma poi asciuga e torna a essere una polverina senza colore. E soprattutto non è dannosa per l'ambiente. Quindi il vero glitter è glitter minerale, polvere di ematite. Fuori ce l'abbiamo addirittura in boccette. Era detta i pozzi della Breda, perché Breda, che era una grande società mineraria, gestiva questa parte delle gallerie con mezzi anche meccanici, e gli ingegneri di Breda avevano analizzato, avevano guardato la vena del minerale, la vena di siderite che va giù oltre i nostri piedi, scende fino alle radici del monte. L'hanno controllata e hanno detto: è buona siderite, vale la pena andare a scavarla anche laggiù, dove ormai sotto il letto del torrente, sotto il piano della strada, per intenderci, c'è un sacco di acqua, perché sotto il letto del torrente vuol dire che laggiù tutto si allaga. Come lavoravano allora là sotto, non con le ciambelle o i braccioli, ma con le idrovore, che aspiravano, delle macchine che aspiravano l'acqua per buttarla fuori da un'altra parte. Così riuscivano a scavare la vena anche in giù, quanto in giù di 3 livelli, quindi 3, 6, 90 metri. Riusciamo a capirlo se ci affacciamo su questa grata e guardiamo in giù. Vediamo, non saliamo tutti assieme logicamente, ma qualcuno alla volta,
e guardando giù vediamo proprio il buco dove scendeva questo grosso ascensore chiamato montacarichi e serviva per portare giù al lavoro minatori e attrezzi, montato su un castello di tronchi di legno che lo appendeva, che adesso sono completamente marciti, quindi noi vediamo un vuoto e vediamo dei tronchi che sono in realtà ormai marci come il cartone bagnato. Era in dialetto, si dice frere al minatore, frere alla miniera. È stata studiata una birra apposta per questo tipo di acqua. Chi gestisce l'azienda agricola Tagus a Romio, in fondo alla già Bergamasca, in fondo alla Val Camonica, analizzando quest'acqua ha deciso qual era la quantità giusta di luppolo, il tipo di fermentazione, eccetera, eccetera, scegliendo per un bitter inglese, quindi un sapore sull'amarognolo, e prendono l'acqua da quella pozza dove c'era la dighetta, siamo passati dove c'era il tubo da scavalcare, prendono l'acqua da lì e poi lasciano la birra stagionare qua. E ce l'abbiamo fuori da assaggiare per chi vorrà. Chi vuole dare una sbirciata nel buco? Ma si vede qualcosa? C'è un buco? Non si vede tanto. Madonna. Eh sì, ma non si vede tantissimo. No, no, vedi tutto, però no, vedi tu. Che bello, adesso stiamo andando verso l'uscita. Veramente bellissimo. Ok, siamo usciti dalla miniera. Bellissima esperienza, ve la straconsiglio. Bellissimo. Facciamo la camminata nel bosco per tornare all'ingresso. Bellissimo. La pista degli abeti di Schilfario. Di fondo. Ah, di fondo. Wow. Che bello. Bellissimo, davvero. E abbiamo trovato la neve. Ah, settimana scorsa avevamo i piedi nella sabbia, adesso nella neve. Spettacolo. Anche questa gita è finita, è stata veramente bellissima, ve la straconsiglio se passate in queste zone di Schilfario, andate a visitare questa miniera perché è veramente top, fantastico, anche la guida bravissima, ha spiegato tutto benissimo. Quindi noi ci vediamo al prossimo video, vi ringrazio di aver visto anche questo, se volete lasciare un mi piace, un saluto da tutti noi, alla prossima, ciao!